altare minore della nostra chiesa. Ci troviamo oggi di fronte all'altare del Santissimo Sacramento. Guardiamone subito le particolarità e le bellezze. È un'opera tardo-barocca e quindi, comprendiamo bene, dell'ultimo Settecento. Lo comprendiamo dai riccioli schiacciati e dal motivo trilobato della sommità di questo altare. E secondo gli studiosi, questo altare, come vedremo anche quello della prossima volta, avrebbe dovuto ospitare ben due coppie di statue che lo avrebbero reso ancora più solenne, data la sua importanza. Notiamo infatti, tra le cose più belle, il tabernacolo centrale, meraviglioso. Tra tutti i tabernacoli che ha la nostra chiesa, questo è davvero il più bello. Il tabernacolo che, notate bene, ha la forma di un piccolo tempio, a ricordare la presenza del Cristo presente realmente nel pane consacrato. Tabernacolo, che sapete, significa piccola tenda. Il Dio che nell'incarnazione decide di venire ad abitare, di porre la sua tenda in mezzo a noi. Al centro guardiamo la magnifica pala che rappresenta la comunione degli apostoli del pittore veneziano Giambattista Pittoni, una pala dei primi del Settecento. E l'elemento che caratterizza questo dipinto è il grande movimento delle figure. Guardiamoli bene da vicino e osserviamo anche i colori splendidi. Si vede che qui c'è la scuola del Tintoretto. Guardate, dicevo, per esempio Gesù. Ha il busto fortemente torto, ha le gambe molto piegate, il braccio è slanciato in avanti. Tutto viene vivacizzato da questi movimenti e l'insieme è davvero molto movimentato. Guardate i gesti enfatizzanti dei due apostoli dietro la tavola, di quello orante dinanzi alla tavola e di quello prono sul lato basso a destra. Ciò che lascia emotivamente prendere in questa particolare ultima cena è l'angelo che entra dall'alto e squarcia il cielo, che come un chierichetto porta il turibolo con l'incenso, ricordandoci che Cristo si fa pane del cielo, pane degli angeli appunto, nutrimento necessario per la vita dell'uomo. Qui sta infatti il segreto dell'amore di Dio e per comprenderlo è necessario capire come Lui ha pensato di donarsi a noi. Dice Gesù: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Ecco che cosa ha voluto essere Dio: cibo e bevanda per noi. Il cibo serve per la vita dell'uomo, necessitiamo del cibo per poter vivere. Il cibo è qualcosa che quando si mangia viene distrutto interamente, perde in tutto la sua natura, la sua forma, per essere inglobato a chi lo assume e diventare un'unica cosa con lui. Così Dio si è pensato Eucaristia, corpo spezzato, sangue versato, che entrano, che diventano un tutt'uno con noi. Gesù fa del suo corpo pane da divorare, cibo da mangiare. Dio, il Messia, non si è pensato per noi solo così come un'entità suprema, irraggiungibile, da venerare, da adorare, da riconoscere solo come maestà. No, di più, si è fatto servo per noi. L'allegoria che vediamo in questa immagine è molto chiara. È ovvio che Gesù quella sera ha mangiato, come tutti gli altri ha mangiato e anche gli apostoli, ma guardate, qui lui fa la comunione. È ovvio che non è stato così quella sera, ma è un gesto come per dire: io sono il servo, io mi faccio servo per voi, io mi faccio pane, io mi inchino. Accetta di essere
divorato, masticato, accetta di perdere la sua forma per farsi uno con noi. Dio è per noi. Aspetta solo di essere accolto, mangiato, e non siamo noi a servire a Lui. Affidiamoci allora veramente a Lui. Chiediamogli la vita vera. Non è distante il nostro Dio, non è lontano, si china, ci serve, ci dà Lui stesso come cibo. Vi auguro di poter sostare davanti a questo altare, di incrociare i vostri sguardi e i vostri cuori con i movimenti dei cuori e dello spirito dei personaggi, gli apostoli di questo quadro, che danno vita, a mio parere, alla pala più bella della nostra chiesa abbaziale. Fermatevi, guardate come Cristo è vita, è la vita per noi, è la vita della Chiesa. Ci vediamo al prossimo altare.